Ragazzi, prima di cominciare questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre informati sui nuovi caricamenti. Dopodiché, lasciate un bel mi piace. Buona visione. Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo video, sono Genem e oggi siamo tornati su Clash Royale. Ragazzi, hanno aggiunto la sfida Coppa del Re, che probabilmente ci andremo a fare in questo video. Sono ancora un po' indeciso se fare questa sfida o qualche classificata normale. Sono risalito di arena, sono salito di nuovo in arena 10 con questo deck qui. Inoltre, oggi sono riuscito ad arrivare alle 400 carte per portare il domatore a livello 9, che quindi arriverà davvero molto a breve. Comunque, dai, facciamoci la sfida Coppa del Re. Ok, abbiamo un mazzo un po' particolare. Ok, lui ci tira uno specchio con cui ci fammo, cioè vabbè, avete capito. Ci ha tirato il barile del goblin con la specchio, che ci ha fatto davvero molti danni. Metti bocciatore ora. Mettiamo la tronco, anche se è stata un po' sprecata. Comunque un po' di danni riusciamo a farli lo stesso. Sto sprecando un po' troppo di silver, mi sa. Comunque, i danni li abbiamo fatti. Inoltre metto la gang. E magari il barile. Perfetto. A me va bene. Come è andata? Va bene. Mi sta bene pure la tronco. Però io adesso ti specchio la macchina volante. Ti faccio così. Caro mio, hai preso danni. Ok, lui vuole puntarmi alla torre. Va bene, butta la tua tronco. Bravo. Facciamo così. Perfetto. E adesso counteriamo. Vabbè, con la razzo è ovvio che riesce a farci la torre. Ma allora faccio così. Una volta spawnati quelli, faccio così. Magari metto il barile. Ok, ha sprecato la tronco. Mettiamo questo, il bocciatore, un razzo. Ok, butta la tua tronco, vabbè, non ce l'aveva. E ragazzi, ci portiamo a casa questa prima partita. Ok, seconda partita, questo è un deck che ha delle carte che so utilizzare. La faccio così perché il deck mi deve girare per forza, perché se no spreco troppo di sir. E qua ci metto delle guardie. Lui mi sa che ha sbagliato, secondo me ha sbagliato, poteva difendersi, o forse non aveva semplicemente le carte, perché qui cioè la perde la torre. Ha sbagliato. Allora, forse un hit o due le prendo, anche tre. Ho sprecato un po' troppo elisir, però va bene. Anche se pensandoci lui ha sprecato 4, io 7, quindi diciamo che va bene. Allora, qua butto solo il mini pecca, una hit ce la dà. E secondo me anche lui mi può servire. Magari ci metto un domatore dietro. Faccio un mega attacco, anche se è stato un po' inutile, perché comunque avevamo il boscaiolo con poca vita.
Sto sprecando un po' troppo elisir. Sono sempre con poco elisir. Quindi non va bene. Adesso nell'elisir doppio devo giostrarmela meglio questa partita. Allora, lui mi butta niente al momento. Io provo a fare un attacco di qua. Ok, una mossa abbastanza ovvia, quella sua. Devo fare così e così. Allora, un hit, anche due le prendo. E quella torre l'ho persa perché c'è la fireball che nessuno dei due ha ancora utilizzato. Allora, vado di qua. Raga, siamo messi un po' male. Lui adesso dovrà buttare per forza la fireball. No, non è vero. Non gli è servita. E così. Vabbè. Ragazzi, anche questa è andata bene. Perfetto. Ci facciamo la terza partita. Intanto vediamo cosa ci dà. Razzo, mamma mia. Questo è un mazzo un po' più particolare. C'è il razzo. Che mano bruttissima che mi è capitata. Cioè, peggio di così non si può. Oppure... perfetto, sera notturna. Ok, perfetto, perfetto. Va bene. Ah, oddio. Quella là, niente. Raga, siamo messi male. Però potrei provare ad attirare il gran cavaliere alla torre del re. Perfetto. Però, raga, non abbiamo gli stessi mazzi. Qui adesso come faccio? Lui c'ha il gran cavaliere. Assolutissimamente. Butto anche una tronco perché così non mi butta. E invece sì, qualcosa. Lo spirito del ghiaccio. Ok. Devo provare ad utilizzare. Ok, perfetto. Faccio così e così. E intanto mando avanti pure questo, seguito da un tronco. No. No, eh. Raga. Allora, se mi riesce quello che voglio fare... ok. Forse un po' mi è riuscita, invece no, mi è riuscito per niente. Per niente, raga. Proprio per niente. Manco la strega notturna sono riuscito a prendere. È finita. Però che cazzo, raga. Già che i deck me li fa sto gioco di merda. Se mi deve fare pure i deck per farmi perdere. Cioè, non è che mi va a genio. Perché, cioè, mi ha fatto un... qua si vede proprio lo script. Non dico che, cioè, lui si è giocata bene, però... qua si vede lo script, perché se no andiamo a vedere i deck. Cioè, io come potevo contrastarlo con questo deck? Ok, ragazzi, quarta e ultima partita di questo video. Nel prossimo continueremo. Ok. Ok, metto un minatore qui. Questo qui. Va benissimo. Un avveleno. Peccato che non mi abbia hittato. Non mi abbia preso la torre. Non mi abbia targettato la torre il drago infernale. Allora, provo a mettere i goblin e magari il cannone a rotelle. Altra carta che credo di non aver mai usato.
Almeno queste sfide comunque fanno utilizzare i giocatori delle carte nuove. Questa è una cosa buona. Allora, facciamo una bella scarica qui. E magari potrei mettere... no, niente, la fornace. Solo così. Anche se lo so che quello è sprecato perché muore. Ma ho dovuto fare questa mossa. Ho capito che forse soffre un po' il cannone a rotelle, che costa 5, quindi dovrei aspettare un pochettino prima di buttarlo. Magari lo butto dietro, tankato da... Ok. Lui ha buttato qualcosa. Magari io ci metto un minatore. E qui... No, la velena, ho sbagliato a buttarla, raga. Dal PC non è che sono così tanto bravo. Ehi, true. Salve. Ok, il mio cannone a rotelle non ce la fa più. Ma ne butto subito un altro. È così. Raga, cioè, stiamo giocando benissimo. Ok, la torre è andata giù, mi sa. No, per niente. Vabbè, così. Perfetto. Mi sei piaciuto lì. Mi sei davvero piaciuto tanto. Lì c'è stato un timing perfetto. Allora. No. Perfetto. Ragazzi, davvero belle partite queste qui. 3 vittorie e una sola sconfitta. Abbiamo fatto 6 corone, non sono tantissime per le vittorie che abbiamo fatto. Comunque, ci possiamo ritenere soddisfatti. Nel prossimo episodio continueremo questa sfida fino a quando arriveremo a questa qui e poi infine questa qui. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, lasciate un mi piace se questo è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate qua sotto scrivendomi qualsiasi cosa. Ci apriamo intanto questo, va bene, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!